stop alle lunghe attese alla fermata dell'autobus. Grazie all'aggiornamento dell'app Teseo, CAP e CTT Nord forniranno in tempo reale informazioni sull'orario di transito di ogni corsa. In pochi secondi sarà quindi possibile sapere entro quanto i bus raggiungeranno la fermata in cui ci si trova. La novità è stata presentata stamani dai vertici dell'azienda di trasporto pubblico e dagli amministratori dei comuni di Prato e di Vaiano. La nuova versione dell'app infatti si accompagna a un altro importante servizio per chi si muove con i mezzi pubblici in tutto il territorio provinciale, le paline intelligenti, ossia pannelli elettronici installati alle fermate per comunicare agli utenti tempi di percorrenza e di attesa. In città ce ne sono già 6 e a breve ne arriveranno altre 2 destinate alle fermate dell'ospedale Santo Stefano. Entro il 2019 ne saranno installate almeno una per ogni comune della provincia. Tra l'altro a breve partirà uno studio sulle 1500 fermate del territorio per verificarne la corrispondenza al codice della strada e intervenire laddove è necessario. La mappatura è stata commissionata dalla provincia per migliorare il comfort degli utenti. Dove non c'è la pallina, ci pensa Teseo ad aiutare l'utente a capire dove e quando prendere l'autobus per raggiungere la destinazione desiderata, e questo vale non solo per l'ambito pratese ma per tutto il territorio interprovinciale. L'app si scarica gratuitamente sul proprio telefonino ed è utile anche in giornate nere per il trasporto, quando il maltempo o qualche incidente di troppo paralizzano tutto. Il sistema infatti segnala in tempo reale ritardi ed eventuali corse soppresse, evitando all'utente lunghe e a volte inutili attese alla fermata. Tutti quelli hanno provato a aspettare a una fermata sanno che avere la certezza dell'orario è fondamentale. È utile per noi perché abbiamo così esattamente un'immagine del trasporto pubblico nella città. Più dati abbiamo e più è facile per noi capire dove ci sono criticità, dove possiamo intervenire, dove si può migliorare, efficientare. A breve, in caso di deviazioni per lavori, l'app fornirà il percorso già aggiornato. L'obiettivo non è tanto di crescere tecnologicamente, ma è quello proprio di dare risposte, dove il tempo oggi è un qualcosa di importante per tutti.